Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale di Alfred73. Oggi vedremo come installare un motore elettrico Tongsheng TSD Z2 36V 250W su una bici qualunque come questa che vedete. Si tratta di una bici con cambio posteriore, quindi senza deragliatore, che ha un discreto design. Questo video fa seguito ad un video precedente sulla teoria della trasformazione che vi invito ad andare a vedere. Questo kit viene venduto con motori aventi diversi wattaggi e diversi volt di funzionamento a partire da 36V 250W. Il kit base prevede, oltre al motore, due pedivelle, un sensore velocità, un display, un comando display e una chiave per stringere la ghiera del motore elettrico. È un motore dotato di un sensore PAS che avverte lo sforzo sui pedali e attiva l'assistenza in pedalata in maniera impercettibile. Per questa mia bici ho deciso di scegliere un motore da 36V 250W senza acceleratore con display VLC D5, una batteria da 36V 19A per avere una maggiore autonomia, soprattutto in salita. Vediamo come procedere a questa elettrificazione di questa bici. Innanzitutto smontiamo il movimento centrale originario sul quale applicheremo il nostro motore. Sulla canna obliqua fisserò la batteria. Queste batterie vengono vendute con BMS incorporato, che gestisce tutte le protezioni necessarie. Inizio dallo smontaggio dei pedali che andrò a recuperare. Ricordate che i pedali hanno filettature diverse per la destra e la sinistra e di solito viene stampata una lettera su ciascun perno di ciascun pedale. In questa fase di smontaggio del movimento centrale è opportuno utilizzare del WD-40 per lubrificare le filettature che potrebbero essere arrugginite. Con un'opportuna chiave esagonale a tubo, vado a svitare il mio bullone che tiene la pedivella nella posizione centrale, sia per la pedivella di destra che per la pedivella di sinistra. Questi bulloni che toglierete potranno anche non essere conservati perché nel kit sono già presenti unitamente alle pedivelle nuove. Per tirar fuori le pedivelle utilizziamo un apposito attrezzo fatto proprio per tirare fuori le pedivelle incastrate dalla loro sede. Una volta avvitato fino in fondo al posto del bullone, avvitando il perno centrale, tireremo fuori la pedivella. Vado quindi ad avvitare questo attrezzo sulla corona. Una volta stretta fino in fondo, potrò andare a girare il perno centrale con un'altra chiave. Il perno centrale che spinge all'interno farà fuoriuscire la corona dalla sua sede. In descrizione troverete anche il link per acquistare questo attrezzo. Una volta rimossa la pedivella di destra incorporata nella corona, passiamo alla pedivella di sinistra con la stessa identica tecnica. Avvito fino in fondo la filettatura esterna del mio estrattore di movimento centrale e poi vado ad avvitare il perno centrale con una apposita chiave fino in fondo per sganciare la pedivella dal movimento centrale. E a questo punto, con un'opportuna pinza o con un'opportuna chiave per movimento centrale come quella che vedete, svito la ghiera della parte sinistra del movimento centrale. Allo stesso modo vado a svitare anche la parte destra dello stesso. Fatta questa operazione, il nostro cuscinetto a sfera sarà libero e potrò estrarre il perno del movimento centrale. Recupero tutti i pallini a sfera e i residui del movimento centrale. Sul lato sinistro vado a svitare con del WD-40 la ghiera di bloccaggio del movimento centrale con questa pinza. Una volta fatta questa operazione di smontaggio del movimento centrale della vostra bici, possiamo dire che il grosso del lavoro è fatto. Questo movimento infatti spesso e volentieri presenta della ruggine ed è di difficile svitamento.
Ad ogni modo, adesso il nostro telaio è libero e può ospitare il nuovo motore TSDZ2. A questo punto prendo il mio motore Tongsheng e vado a svitare tutte le viti e i dadi che servono per poterlo bloccare sul telaio. Vado a rimuovere la ghiera di bloccaggio sul perno del movimento centrale e la relativa staffa. Una volta rimossi tutti gli elementi di bloccaggio per poter inserire agevolmente il motore nel telaio, vado ad esaminare la cavetteria. Abbiamo un cavo principale con due connettori Faston positivo e negativo, rosso e nero, per l'alimentazione a 36 V. Un cavo che va al display, che può essere o a 6 o a 8 connettori a seconda se abbiamo o no l'acceleratore, e il cavo contrassegnato da questo anello giallo che serve per il sensore di velocità. Una volta separata tutta questa semplice cavetteria, andiamo a effettuare il montaggio vero e proprio, a connettere poi successivamente tutti questi connettori. Prima di effettuare questa operazione però vado a smontare il paracatena presente sulla bici. Nell'inserire il perno del motore all'interno del movimento centrale dovrò far sì che i cavi dei tiranti del freno posteriore e del cambio vengano correttamente inseriti tra il movimento centrale e il motore stesso nella parte bassa. Nel fare questa operazione dovremmo essere certi che il motore arrivi fino in fondo alla battuta del movimento centrale. A questo punto, prima di bloccare il motore, vado a reinserire la catena sulla corona e a rimettere al suo posto il paracatena. In realtà il paracatena potreste anche non montarlo, perché più volte vi capiterà che potrebbe fuoriuscire la catena dalla corona e quindi è molto scomodo montare un paracatena su questo tipo di motori elettrici. Fatta questa operazione vado a fissare il motore ripristinando i vari bulloni e viti che lo tengono bloccato. In particolar modo, oltre alla ghiera che va proprio sul movimento centrale, abbiamo altri due punti di bloccaggio, uno posto in centro e l'uno sotto, che vanno saldamente avvitati per poter fissare saldamente questo motore. Una volta stretti a dovere tutti i bulloni previsti e anche inserita la staffetta di blocco sul movimento centrale, strette anche le viti che bloccano questa staffetta, è il momento di inserire la ghiera per la quale è previsto l'utilizzo della chiave in dotazione nel kit per stringere a dovere e bloccare fortemente il motore sul movimento centrale. A questo punto passiamo all'installazione della porta batteria a slitta sul tubo obliquo. La batteria infatti è dotata di una chiave di sblocco della slitta che contiene i contatti e che rimarrà attaccata al tubo. Installata nella parte più bassa favorirà il baricentro della bicicletta. E quindi andiamo a segnare i punti in cui dovremmo fissare questa slitta porta batteria sulla canna obliqua. Con un punteruolo vado a segnare i fori sulla canna in corrispondenza dei fori del porta batteria slitta e con un trapano con punta a ferro realizzo dei fori da 4 o 5 mm a scelta. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere like ed iscriversi al canale. Grazie. Una volta fatto il foro mi procuro una rivettatrice per inserti filettati, simile ad una comune rivettatrice ma utilizzante dei rivetti con del filetto all'interno per avvitarci su delle viti. Una volta tirato a sé il rivetto attraverso un inserto filettato sulla chiave, il nostro rivetto sarà bloccato sulla canna e svitando l'attrezzo il nostro rivetto filettato sarà pronto per accogliere la vite. Vado ad inserire i tre gommini per la stabilizzazione di questo portabatteria slitta sulla canna obliqua e poi ad inserire delle viti della stessa filettatura dei rivetti utilizzati per il suo bloccaggio.
In dotazione a questa batteria, compresa nel prezzo, vi è un caricabatterie 42V 4A che, una volta terminata la carica, farà accendere di rosso il suo LED. Una volta fissato saldamente al telaio della bici il nostro portabatteria a slitta, è il momento di dedicarsi ad effettuare i vari collegamenti elettrici per questa e-bike, nella versione senza acceleratore. Con batteria disinserita vado innanzitutto a collegare il positivo e il negativo 36V proveniente dal connettore della batteria al positivo e negativo 36V di alimentazione proveniente dal motore. Questo portabatteria prevede anche un fusibile da 35A per salvaguardare la batteria in caso di cortocircuito del motore. Ripongo per bene i cavi per evitare intralci durante la marcia, vado a inserire la mia batteria sulla slitta e a questo punto decido di rimontare le pedivelle in dotazione nel kit rispettando la sinistra e la destra. Stringo fino in fondo il bullone di fissaggio delle pedivelle, stesso identico discorso per i pedali messi da parte precedentemente, aventi differenti sensi di avvitamento per il destro e il sinistro. È la volta del montaggio del sensore di velocità, composto da un magnete da porre sui raggi e un sensore da legare sulla forcella che, in corrispondenza della freccia, rilevando il magnete, ci segnalerà la velocità del nostro mezzo. Procedo quindi ad avvitare fino in fondo il magnete sui raggi in corrispondenza della freccia del sensore. Bene, a questo punto è il momento di iniziare a fascettare un po' i cavi per evitare distacchi e problemi improvvisi. Quindi con delle fascette in plastica cerchiamo di attaccare i nostri cavi il più possibile al telaio in punti magari non facilmente raggiungibili dalle nostre gambe. È il momento di passare a collegare le luci posteriori e anteriori. In commercio si trovano dei fanali anteriori e posteriori appositi per questo kit funzionanti a 6V. Questo connettore va ad inserirsi sul connettore splitter che va verso il sensore di velocità. Il mio impianto luci è un impianto luci fai da te che è stato oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere. A questo punto vado a montare il display sul mio manubrio, display che è sganciabile dalla sua sede e facilmente applicabile attraverso i due morsetti. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento buono per mettere like ed iscriversi al canale per supportarmi, grazie. Una volta agganciato il nostro supporto display al manubrio e una volta avvitate le viti che stringono i morsetti che lo bloccano alla parte centrale del manubrio, possiamo andare a reinserire il nostro display e una volta montato anche il comando display laterale sulla manopola, la nostra e-bike è pronta per un primo collaudo. Vado ad accenderla tramite il comando posto sul manubrio o anche tramite il display, i pulsanti sono identici in pratica, e andiamo subito a provare le luci del mio impianto fai da te. Il faro anteriore funziona perfettamente e anche il nostro faro posteriore lampeggiante fai da te, anche questo vi ricordo è stato oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere. Sulla sinistra del display troviamo la possibilità di selezionare i livelli di assistenza alla pedalata, sulla parte centrale abbiamo il contachilometri e in fondo, in basso, abbiamo l'odometro per la misura della distanza percorsa, nonché la spia delle luci e il livello di carica della batteria sulla destra. Premendo il pulsante Info e Power On da spento è possibile accedere ad un menu segreto che consente di modificare i parametri di fabbrica, come ad esempio il diametro dei cerchi che è di default 26, ma possiamo anche impostare un parametro più piccolo o più grande. Impostare il numero dei magneti di default 1. L'unità di misura della velocità e dell'odometro in chilometri oppure miglia all'ora,
Attivazione o spegnimento dell'assistenza a piedi quando si spinge la bicicletta andando a piedi, e in particolar modo per attivare questa funzione basta tenere premuto il pulsante meno sul display o sul comando display. Impostazione del limite di speed velocità oltre il quale non vi è più l'assistenza alla pedalata. Impostazione di un limite all'assorbimento di corrente da parte del motore, di default è 16, ma possiamo anche aumentare questa corrente. Ed infine attivazione o disattivazione dell'assistenza oltre i 25 km/h. Vi ricordo che la sua attivazione è illegale nel nostro paese. A questo punto non mi rimane che provare questa e-bike che, come vedete, in salita non offre alcuna difficoltà e che quindi consiglio a tutti quelli come me che amano andare in salita senza sforzo. Bene amici di YouTube, se anche voi volete realizzare la vostra e-bike spendendo poco più di 500 euro, questo è il kit che fa per voi. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi al canale e mettere like se vi è piaciuto questo video e naturalmente vi do appuntamento al solito alla prossima volta.